Quale consiglio vorresti dare a coloro che si cimentano in opere prime o seconde e quindi danno inizio alla propria carriera da registi? Ma ai registi semplicemente posso dire di mettere tutta la loro passione, l'emozione quando si fa un film. I film sono fatti di emozioni, viva il cinema indipendente, perché il cinema indipendente fa dei film meravigliosi. E quindi bisogna persistere, insistere e andare avanti. Questo è l'augurio più grande che mi sento di dire. E soprattutto ai ragazzi, chi porta le opere prime qui è importante, perché il Magna Grecia Film Festival è una vetrina comunque abbastanza importante, quindi sono sicuro che possa aiutare e spingere questi nuovi progetti. Ecco, per te, che i tuoi genitori sono originari della Calabria, qual è il tuo rapporto con questa terra? Io mi sento a casa, quando vengo qui la Calabria è casa mia, voi siete i miei fratelli, non so come dire, non c'è posto più bello per me che la mia terra, le mie origini. Noi ci siamo trovati gioco forza ad essere registi non di una fiction, ma di una vita reale che non avremmo mai voluto vivere. E devo dire che ce la siamo cavata con la collaborazione forse non manifesta, forse alcuni si sono sentiti più di altri, come lei ha detto, però tutti quanti con grandissimo impegno, dai primi agli ultimi operatori, che non sono ultimi ma sono primi. Quindi effettivamente con grande ringraziamento a tutti voi, ma credo che tutti noi dobbiamo un grande ringraziamento a tutti gli operatori del settore che non hanno mollato in questo periodo difficile della storia del mondo. Di te sono certa, tra l'altro io lui l'ho anche visto a teatro tantissimi anni fa e quindi poi ci siamo rincontrati e insomma è stato molto bello. Un giro, però insomma è stato bello, sono molto bello. Una musica dolce suonava soltanto per me. Mi aggrego a tutti quanti quei colleghi che proprio in questo periodo lanciano questo forte messaggio di pace. Penso che sia doveroso da parte nostra poter lanciare questo messaggio. E quale migliore occasione del Magna Grecia Film Festival? Magna Grecia è entrato veramente nel mio cuore. Io ringrazierò sempre Gianvito, perché è un'occasione unica di ritornare in Calabria a presentare una seconda opera. Non è mai facile poi in questo periodo veramente particolare per il nostro cinema, dove c'è difficoltà a portare il pubblico di nuovo al cinema, e manifestazioni come queste riescono, diciamo, nell'intento, quindi per me è un onore. Questo film era un po' il nostro goal, il nostro obiettivo, cercare di trascinare il pubblico, lo spettatore, in un coinvolgimento tale che non scemasse mai, no? Ma che continuasse a salire per tutta la pellicola. Ci abbiamo provato, forse ci siamo riusciti, non lo so, però era quello l'obiettivo e che l'abbiamo percorso. I generi sono diversi, si parte da sembra un film horror, poi non è, poi diventa una commedia, poi diventa un dramma. Però alla fine raccontiamo un incontro, fondamentalmente è quello. Un incontro che cambia le proprie esistenze, l'esistenza delle persone che lo interpretano.